Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi. Oggi parleremo ancora di emozioni e in particolare della felicità e quindi del buon umore. E non si può affrontare l'argomento senza citare William James, che è considerato il padre fondatore della psicologia moderna. La sua opera, Principi di psicologia, pubblicata nel 1890, è stata considerata per decenni e definita da un illustre storico il libro di psicologia più colto, provocatorio e più intelligente mai comparso. William James è anche conosciuto come lo psicologo del come se. Teorizzò che comportarsi come se si avesse un'emozione, esprimendola anche con il viso, poteva indurci a provare letteralmente quell'emozione. Queste teorie nel 1800, anche nel fine 1800, erano state considerate troppo moderne e quindi rimasero sulla carta. Dobbiamo arrivare a metà del Novecento e poi fino ai giorni nostri per vedere come tutte le ricerche, una dopo l'altra, grazie anche al brain imaging e quindi a tecniche come la risonanza magnetica, la tomografia e l'emissione di positroni, hanno dato ragione a James, hanno confermato esattamente la sua teoria. Il comportamento influenza lo stato d'animo, quindi è possibile generare emozioni a nostro piacimento. Comportarsi come se stessimo provando un'emozione non influisce solo sul nostro stato d'animo, ma anche sul nostro corpo e sul nostro cervello. Il nostro umore è regolato da neurotrasmettitori, da sostanze chimiche che sono prodotte da diverse parti del nostro corpo e del nostro cervello e che giocano un ruolo importante in molti processi come la digestione, l'alimentazione nel senso del senso dell'appetito, il ciclo sonno-veglia, la capacità di apprendimento, la memoria, la gestione del dolore, i movimenti, la sessualità. Alcuni neurotrasmettitori nello specifico promuovono proprio la felicità e il buon umore. Abbiamo sentito tutti parlare di dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine. E quindi, oltre al comportarsi come se, di William James, molte ricerche hanno dimostrato che è possibile aumentare naturalmente la produzione di questi neurotrasmettitori nel nostro corpo. Alcune attività probabilmente le conoscete, stare fuori all'aria aperta, al sole, fare attività fisica, fare esercizio, ridere, mangiare cibi che sono dei precursori di alcune di queste sostanze come il cioccolato, il peperoncino, il tè verde, la frutta secca, i probiotici, alcuni integratori come il ginseng, la caffeina, ascoltare musica e suonare uno strumento, accarezzare e accudire un animale, dormire, fare un massaggio, praticare la meditazione e le tecniche di rilassamento. Come vediamo, questi sono tutti comportamenti che una persona metterebbe in atto se stesse bene, se fosse felice, se avesse già un buon umore. Farlo per produrre il buon umore è una strategia assolutamente validata scientificamente. E quindi oggi di nuovo vedremo con il dottor Rolla proprio uno di questi ultimi esercizi e praticarlo sicuramente ci aiuterà ad aumentare il nostro buon umore. Molto bene. Allora, questo vi avvicino un momento qua alla telecamera perché l'altra volta hanno scritto che non si sentiva molto l'audio quando abbassavo la voce. Allora, un buon umore, alcuni sono già un po' più predisposti ad avere un buon umore, sarà stato l'ambiente familiare in cui sono cresciuti, quindi alcune persone sono già anche un po' più resilienti. Per esempio, ieri sera parlavo con la nostra collega e che lei è stata Sonia Barba, che come lavora con il neuropsicologo, in ospedale è infettata il coronavirus, ovviamente è stata molto male, però era sempre allegra, positiva, e mi ha fatto molto piacere di parlarne. Infatti, già semplicemente pensare al suo viso, sempre simpatico, sorridente, aumenta il modo. Mi aumenta il modo. Allora, vediamo delle strategie che possono essere utili per riuscire a far sì che il nostro umore dal negativo diventi positivo. E quando è positivo cerchi di rimanere sul positivo. E vediamole. Allora, mettetevi comodi come sempre, ormai siete abituati, lasciate andare.
se siete appoggiati, se siete su un divano, un poltrone, meglio, così potete appoggiare meglio il capo. Ora facciamo questo semplice esercizio. Inspirate e inspirando aprite bene gli occhi e guardate un momento in alto, poi espirate lentamente dalla bocca e chiudete gli occhi. Inspirate, aprite bene gli occhi, guardate in alto, chiudete gli occhi ed espirate dalla bocca. Di nuovo, facciamolo alcune volte. Inspirate, espirate, inspirate, guardate in alto ed espirate. Ora lo facciamo ancora tre volte e alla terza volta chiudete gli occhi e sprofondate completamente in uno stato di rilassamento totale. Inspirate, espirate. E uno, inspirate, espirate, e due, inspirate, espirate, e tre. Ora tenete gli occhi chiusi e vi lasciate andare completamente. Ora concentratevi un momento sul vostro corpo, in modo da rilassarlo completamente. Rilassate i momenti, i piedi, le gambe e le cosce. La vostra respirazione è tranquilla, lenta e profonda. Ora rilassate bene le braccia, rilassate le spalle e rilassate il viso. Ricordate che il viso venga rilassato, alle labbra socchiuse e i denti distanziati tra loro. Benissimo. Ed ora, per aumentare lo stato di rilassamento ed entrare, come già sapete fare, in uno stato quasi di autoipnosi consapevole, immaginate di scendere questa scala di 9 scalini, l'abbiamo già fatto, visualizzate bene la scala, incominciate a scendere, 1, 2, 3, 4, sempre più, 5, 6, 7, 8, e 9. Siete arrivati in fondo e siete ancora più rilassati, calmi e rilassati. Ed ora, come siete già abituati, portate un momento la mente nel posto piacevole, nel posto in cui voi state bene con la mente e con il corpo. Posto in cui non avete nessun problema, tutto è andato via, siete rilassati, calmi, ogni tensione è andata via, ogni tensione vi ha abbandonato. In questo momento non avete neanche più la percezione del tempo. Il vostro cuore batte lentamente, lentamente. Ed ora, immaginate di camminare, di fare una bella passeggiata, campagna, in montagna.
un posto voi piacevole, state passeggiando e mentre passeggiate sentite la paletta sul viso, guardatevi intorno, concentratevi, ecco, guardate il cielo azzurro con qualche nuvola e sentite l'aria pulita, piacevole. Inspirate ed espirate a pieni polmoni. Inspirate ed espirate a pieni polmoni. Pieni polmoni. Calmi e tranquilli. Calmi e tranquilli. Calmi. Calmi e tranquilli. Ed ora, come avete già fatto precedentemente, ricordatevi, ecco, state vedendo il vostro albero. Il vostro albero grande che dà senso di pace, di calma e di tranquillità. Pace, calma e tranquillità. E vi avvicinate a quest'albero. Ricordate che soltanto mettere le mani sull'albero vi dà un senso di energia e di pace. Sentite la forza che vi deriva dall'albero, che entra completamente in voi, e voi a questo punto decidete di appoggiarvi, sedervi e vi rilasciate completamente. E state realmente bene. Siete calmi. Ogni tensione è abbandonata il vostro corpo. Ed ora immaginate di avere davanti a voi quello che viene definito il termometro dell'umore, da 0 a 100. E voi vedete che ci sono delle tacche, da 10, da 0 a 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100. Sono i livelli di umore. Ora, per ogni livello di umore, poi date un vostro colore, partendo da quello negativo, da 0 a 20, più il colore positivo, che vuol dire da 80 a 100, il vostro umore è elevato. Voi state veramente bene. Ora incominciamo a farlo insieme. Concentratevi e visualizzate il vostro colore, quello negativo. 0 a 20. Adesso mettete un altro colore. 20, 40. Un altro colore, 40-60, stiamo andando già sul positivo, 60-80, 80-100. Ecco, questo è il vostro colore preferito, positivo, che vi dà energia. Rivediamo il momento insieme. E concentratevi sui colori, 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 e 80-100. Ed ora, immaginate una situazione negativa che avete avuto e che vi, mentre ci pensate, vedete che immediatamente l'umore si abbassa, diventa da 0 a 20 o 20-40 e lo legate al colore, ecco, l'umore ora è basso. Vivete una situazione, l'umore è basso. Ed ora concentratevi ancora un momento. Molto bene. Ed ora lasciate perdere e invece immaginate una situazione che vi ha dato gioia, piacere, serenità, tranquillità, e la collocate ovviamente in alto, dove c'è il vostro colore preferito, il colore che vi dà pace e serenità. E la vedete lì, visualizzatela bene, come vi comportavate, come stavate vivendo la situazione, l'emozione che provavate, vivetela pieno. Quindi nella vostra mente, ecco, ora è ben chiara
mettiamo il ricordo di questa situazione, voi questa situazione la vivete a pieno. Cosa stavate facendo, con chi eravate, le emozioni che avevate, vivetela. E questa situazione l'avete collocata in molto in alto, tra gli 80 e i 100. Benissimo. Ed ora provate ad andare giù di nuovo. Volete provare a ritornare sul negativo? Di scendere giù, ritornare da 0 a 20, dove c'è la situazione negativa, ma vi accorgerete che diventa difficile. Perché voi avete piacere di stare in quella situazione lì. Concentratevi su quella situazione. Vivetela bene, siete in quella situazione positiva, dove il vostro cuore è alto. Ed ora provate di nuovo a ritornare sul negativo e vedete che vi è difficile. Vi è difficile. Ed ora ecco, voi sapete che nel momento in cui volete mantenere un cuore elevato, appena voi lo vedete che incomincia a scendere o appena percepite che incomincia a scendere sotto il 50, voi sforzatevi con la mente, create delle immagini positive e immediatamente l'umore sale. L'umore sale perché, come sappiamo, il nostro cervello non discrimina quello che visualizziamo nella nostra mente o che quello che è nella realtà. In più, ecco adesso, finalmente, vi farò fare un altro esercizio legato a questo che vi aiuta a mantenere sempre l'umore elevato e alto. Ora vi siete collocati sul numero 80, 100, state bene. Ed ora concentratevi un momento sul vostro viso. Atteggiate il viso a lieve sorriso. Rilassate il viso e sorridete lievemente. Benissimo. E adesso, mentre avete il viso così, provate a inserire dei pensieri negativi. Provate. Concentratevi, vedrete che vi diventa sempre più difficile. Se voi mantenete il viso disteso e sorridente, diventa una specie quasi di controcondizionamento per i pensieri negativi. Guardate, proviamo ancora. Ora lasciate il viso neutro, elaborate pensiero negativo, andiamo avanti qualche secondo, andate avanti, andate avanti, andate avanti. E adesso sorridete. Distendete il viso e sorridete. E vedete proprio come pian pianino i pensieri negativi vanno via. E voi ora state realmente bene. Ora quello che vi chiedo vi diventerà un'abitudine, crearvi questa immagine mentale di questo termometro dell'umore. Quando voi cominciate a sentire che l'umore si abbassa, vi sarà sufficiente, anche vi aiuterà a sorridere e concentrarvi su questo colore positivo e legato alla situazione positiva. Basteranno alcuni minuti, ma pochissimo, perché l'umore migliori. Si creano ovviamente endorfini, ormoni vengono attivati e voi pian pianino starete meglio e potrete mantenerlo a lungo. Ora io vi chiedo di rivedervi di nuovo lì, seduti e tranquilli, appoggiati al vostro albero, provando quel senso di pace, di tranquillità totale, di rilassamento. Concentratevi, state molto bene. E il vostro umore è alto, il vostro umore dipende da voi. E ricordate, nel momento in cui voi decidete
di migliorare l'umore dipende da voi. L'umore dipende da voi, non dagli eventi esterni. È troppo facile star bene quando tutto va bene. L'abilità è quella di riuscire a mantenere l'umore alto, gestirci, anche quando le cose non vanno bene. E questo è possibile riuscire a farlo. E sono convinto che riuscirete anche a farlo. Ora io conto lentamente dall'1 al 3, al 3 aprirete gli occhi e il vostro umore sarà buono. 1, 2 e 3. Ora io mi distanzio di nuovo un pochettino. Come va Stefania? Bene. Aspettiamo un po' di tranquillità alla dottoressa Duarte. Tutto bene. Importantissimo concentrarsi su un evento positivo, cercare di richiamare la memoria, le emozioni che abbiamo provato, il divertimento, il piacere, la serenità. E siamo stati in linea con gli angeli. In linea con gli angeli, sì, anche proprio il fatto di atteggiare il nostro viso con un sorriso. Sì, ci comportiamo come stessimo bene solo. Assolutamente. E diventa, inibisce i pensieri negativi. E poi io sono profondamente convinto che la verità è stare bene quando le cose vanno male. Certo, questo è un momento difficile per tutti e quindi coltivare in questo momento il buon umore è importante. È importante. Un'abilità che dobbiamo praticare, quindi questi esercizi vanno fatti un po' di volte. Non vi preoccupate se magari all'inizio non riuscite a concentrarvi, se ci sono altri pensieri che vi vengono in mente, rumori che catturano la vostra attenzione, è normale, ma con la pratica è sempre possibile richiamare questo stato piacevole e lo diventerà sempre di più. Poi diventa poi un'abitudine, no? Sì. Cioè, immediatamente vedere che abbiamo un livello negativo e facciamo subito qualche cosa per riportare sull'umore, certo. Come trema rapidità. E vedrete che quanto più lo fate, più vedete che funziona e più sarete soddisfatti e vi darà voglia di farlo, diventerà sempre più facile. E poi un altro cercare di stare con persone positive. Eh sì, quello in questo momento sì. Quindi questo esercizio è utile soprattutto per chi purtroppo magari... O anche se fa una telefonata a una persona. Esatto, sì. Allegra. Assolutamente. La prossima volta vi parleremo della gestione di un'altra emozione che purtroppo in questi ultimi tempi invade un po' molte persone, la vita di molte persone, che è la paura. La paura ha, come vedremo, una funzione adattiva, però dobbiamo anche imparare a modularla, imparare a concentrarci sull'utilizzarla al meglio e tenerla nei livelli che rimangano non negativi e nocivi per la nostra vita. Benissimo. Al prossimo giovedì, al sempre luna, alla nostra diretta. Grazie della vostra attenzione.